tu e la ben saldate la manera. La pratica dell'improvvisazione in ottadas non è riservata ai poeti professionisti e al rito comunitario de Sagara. Questo può essere considerato l'apice di un sistema piramidale che coinvolge un elevato numero di appassionati e cultori che a diversi livelli e in contesti differenti dedicano molto del loro tempo e del loro impegno alla poesia orale. La base della piramide, quella che regge tutto il sistema, è costituita dal popolo degli appassionati che non praticano l'improvvisazione in modo diretto, ma costituiscono il pubblico delle garas, anche di quelle informali. Ad un livello più alto troviamo coloro che si fagan sottada, cioè quelli che conoscono i rudimenti dell'improvvisazione e la praticano in contesti informali. I loro incontri avvengono prevalentemente in luoghi chiusi, riservati ad una compagnia di amici. La situazione tipica è quella dello spuntino, sarrebotta, la classica cena in compagnia dove tra un bicchiere di vino e l'altro trova spazio il canto in poesia. In queste occasioni si incontrano poetas di diverso livello. Si invita alla festicciola anche qualche poeta dei paesi vicini e talvolta anche qualcuno del giro delle garas ufficiali. Una situazione intermedia è rappresentata dai concorsi di poesia improvvisata che si organizzano in diversi paesi. Uno dei più affermati è quello che si tiene a Nuraki, in provincia di Oristano. I poeti, provenienti da tutta l'isola, hanno modo di confrontarsi in garas più brevi, ma comunque impegnative, davanti ad un pubblico numeroso e costituito prevalentemente da appassionati esperti. Al vertice della piramide sta Sagara de Poesia, riservata di fatto ad un esiguo numero di poetas professionisti. Le garas sono organizzate prevalentemente durante le feste paesane, dedicate ai santi o alla Madonna. Il comitato organizzatore allestisce un palco ed invita due o tre poetas di fama conclamata per dar luogo a quello che è un vero e proprio rito che si ripete da decenni nella stessa piazza e nelle stesse date, Sagara de Poesia Logudoresa. Il pubblico si dispone di fronte al palco, in prima fila gli appassionati, locali o forestieri, quelli che seguono tutte le garas con il loro registratore o la videocamera. Al centro della piazza gli altri esperti di improvvisazione, intorno, più defilati, stanno i meno appassionati e coloro che seguono solo le garas che si svolgono al loro paese. L'attenzione è totale, abbastanza rari gli applausi e sempre di intensità contenuta. Il rito si compie attraverso i gesti e le sequenze di sempre. Ma ognuno sa che quella ripetitività è puramente formale, perché il contenuto dei versi, la loro forma e le parole si riveleranno sempre nuove, minuto dopo minuto. Se oggi molti appassionati registrano le garas, in passato questi si organizzavano in gruppi che trascrivevano le ottadas. Queste venivano a volte pubblicate da piccoli editori in libretti venduti nelle bancarelle delle feste paesane. La poesia improvvisata ha saputo nel tempo adattarsi ai nuovi strumenti di comunicazione. Così accade oggi che numerose garas sono state pubblicate su internet, aumentando notevolmente le possibilità di fruizione. Ma ciò che appare più straordinario è l'approdo dell'improvvisazione in ottadas nel mondo dei social network. È qui che specialmente i più giovani appassionati si danno appuntamento per dar vita a nuove forme di gara. Un nuovo contesto che non si sostituisce a quello originale della festa in piazza, ma che al contrario le si affianca e consente a tanti sardi che poco conoscevano dessa gara di avvicinarsi ad essa e in molti casi di tornare in piazza ad ascoltare il canto dei poeti improvvisatori. Grazie al denosai preferito sia da mie a Nicola Farina. Quando come te
se scantenne in sardo si cantaro era assai in ingresso sarsente scantiaria preferito forse giovane di visi ricchio. Gusto t'ava agafato qui discreta il vaturi e l'ava un ovvio tuo agarube peso du giuvo e tae donu e natura e te ne hanno tuo dando fatto si vin poeta tutto e se poeta ogni via che deve essere natura di loro